Buongiorno, bentornati ai tutorial sui passi base della danza orientale. Oggi facciamo la mezzaluna, un movimento che andiamo a fare con i fianchi e ci serve aver imparato il sole ieri perché si assomiglia molto, è come se fosse metà di un sole. Andiamo a spostare il peso da destra a sinistra, quindi facendo sempre una sorta di slide in cui però le ginocchia si piegano e disegniamo un mezzo cerchio, appunto una mezzaluna. Spostiamo il peso da sinistra a destra, da destra a sinistra, portando il ventre in avanti e all'interno del nostro asse. Schiena dritta, come sempre, petto ben verso l'alto. Lo possiamo fare sul posto. Quindi semplicemente spostando il peso da destra a sinistra oppure inserendo proprio un passo. Naturalmente, essendo un movimento sinuoso e molto base, lo si può inserire in tanti altri passi. Proviamo a farne due da una parte e due dall'altra. Allora, attenzione in questa mezzaluna, anche questo è un movimento apparentemente molto semplice da fare, ma è facile cadere in un piccolo errore che è quello del twist. Non c'è un twist per spostarci da una parte all'altra, né da una parte né dall'altra. Dobbiamo andare con l'ombelico dritto, dritto, dritto di fronte a noi e dietro. Quindi non c'è nessuna torsione, ok? Vado avanti e torno in asse, avanti e torno in asse. L'unica cosa che posso fare è appunto uno slide per andare in laterale. Tenete sempre, ok, gli addominali ben tenuti, quindi non sfanciate e contraete leggermente i glutei. 1, 2, 1, 2. Ieri abbiamo fatto il sole, che è come se fosse una mezzaluna insieme a un'altra mezzaluna. Questa mezzaluna di oggi la possiamo fare naturalmente anche passando da dietro. Per essere metà, quindi mezzaluna, deve necessariamente fermarsi al centro, quindi dietro, avanti, dietro, avanti. Lo stesso principio di poco fa, quindi senza fare nessuna torsione, vado dietro, avanti, dietro, avanti, tenendo di fronte a noi l'ombelico. 1, 2. Qua a maggior ragione dobbiamo tenere bene gli addominali per non andare a fare una curva errata con la schiena. Quindi anche questo dietro, 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 dietro. Quando vedete fare questo, che va avanti e va dietro, sono due mezzelune. Diventa un sole quando è molto ampio, quando andiamo a unire anche il movimento della schiena. Invece la mezzaluna ci permette di tenere il più possibile il torace fermo o comunque al centro. Quindi in questo caso vado avanti solo con il ventre e non vado indietro con la schiena. Ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2 oppure 1. Ok, vi lascio come sempre una piccola sequenza.